Nuova notte di scontri davanti al Tribunale federale a Portland, in Oregon, tra forze dell'ordine e manifestanti. Affardata dalla morte dell'afroamericano George Floyd, avvenuta a Minneapolis oltre 2 mesi or sono, questi ultimi continuano la loro ferma protesta contro il razzismo e la smodata repressione da parte della polizia. Il sindaco della città, Wheeler, si appella al governo affinché ritiri le truppe, ribadendo le accuse contro i militari, rei di pratiche violente, all'indirizzo dei dimostranti. Gli agenti federali schierati da Trump per reprimere i disordini hanno arrestato decine di persone durante le ultime notti di scontri. I leader democratici dello Stato, intanto, affermano che l'intervento federale ha aggravato la perdurante crisi negli ultimi 2 mesi. Mentre la governatrice Kate Brown definisce la presenza di soldati federali in città come puro teatro politico inscenato dall'amministrazione Trump.